Ancona, Gorino, Capalbio. Esiste una geografia della provincia italiana che emerge dalle parole della cronaca e diventa spesso sinonimo di emergenza. Se guardiamo alla gestione dei fenomeni migratori in Italia, ci troviamo spesso di fronte ad un panorama a macchia di leopardo, dove spesso, a poca distanza, convivono modelli di accoglienza anche radicalmente diversi. A dicembre 2016, l'ANCI e il Viminale hanno siglato un accordo per l'accoglienza dei migranti nei comuni italiani. L'idea che ci siamo fatti è questa: come numero indicativo, noi pensiamo che 2,5 ogni 1000 abitanti, le persone accolte, che in questo momento sono, ricordiamo, 176.000 complessivamente nel paese, possa essere una cifra che, al netto di correttivi, pensiamo ai paesi sotto i 2000 abitanti, dove prevediamo di un numero massimo di 5-6 persone o nuclei familiari, oppure delle grandi aree metropolitane, che ovviamente sono attrattive di per sé, quindi vanno tenute almeno in partenza un pochino più protette, pensiamo ai comuni terremotati. Insomma, al netto di questi correttivi, noi pensiamo che l'indicazione di avere una cifra intorno ai 2,5 ogni 1000 abitanti come numero di migranti a carico possa essere indicativamente un numero che ci aiuta a gestire bene questo fenomeno. Nei prossimi mesi questa intesa andrà a regime e se si vuole capirne la sostenibilità e il possibile funzionamento, bisogna guardare a quella geografia nascosta, a quei laboratori dell'accoglienza che da tempo sperimentano modelli analoghi. Siamo dunque stati in Valsusa, dove da alcuni mesi ha preso vita un progetto che vede coinvolti la prefettura, 20 comuni della Bassa Valle e un gruppo di 5 tra cooperative ed enti, e che si propone di gestire in modo razionale e distribuito sul territorio l'accoglienza dei migranti. Nell'autunno del 2016 abbiamo seguito la nascita del progetto, parlato con gli attori coinvolti e provato a capire se e in che termini possa costituire un modello esportabile. Ma come funziona il modello valsusino? Il progetto MAD, microaccoglienza diffusa, parte nei primi mesi del 2016 e prevede la distribuzione di 112 profughi nei comuni aderenti. L'idea è stata all'inizio, c'è un processo in atto, inevitabile, che colpisce tutta l'Europa, comunque colpisce in particolar modo anche l'Italia, come questo territorio poteva affrontare questo processo. E allora ci siamo detti, come prima cosa, è meglio governare un processo piuttosto che subirlo. Non è solo per, appunto, per il territorio, cioè per non vedersi arrivare delle masse sul proprio territorio, ma anche per i profughi che arrivano. Il progetto vede la luce con la firma di un accordo tra i 20 comuni della Bassa Val di Susa e la prefettura di Torino. Capofila è il comune di Avigliana, il più popoloso, 12.000 abitanti. L'accoglienza viene affidata tramite bando ad una ATI composta da un gruppo di cooperative ed enti. Ciascuna delle organizzazioni ha è complementare all'interno del progetto e allo stesso tempo ha una sua funzione specifica. Un insieme di competenze, una collaborazione tra enti con esperienza nell'accoglienza di migranti, realtà che da tempo operano sul territorio nei servizi alla persona, e una cooperativa di tipo B che si occupa della manutenzione degli alloggi e di possibili futuri inserimenti lavorativi. Un modello per certi versi nuovo. Sicuramente ha trovato un ampio spazio, no, in chi lavora comunque dal volontariato al sociale, al pubblico, su questo. Perché comunque ci si è resi conto che non è un problema di altri, ormai è un problema di tutti. Poi se vogliamo farcene carico è un discorso, se vogliamo scaricare su altri è un altro, ma la novità di questo progetto è dire: abbiamo queste potenzialità. Certo che sono niente sui mille e mille che ogni giorno arrivano, ma sono le nostre potenzialità. Se non altro è stata una riflessione sul territorio per dire: noi adesso possiamo fare questo, cosa potremmo fare domani in base all'emergenza che si vedrà, ma ad oggi possiamo fare questo. Quindi ecco che c'è stata anche una presa di responsabilità e di coscienza, no, da parte del territorio in tutte le sue forme, da quelle istituzionali a quelle del volontariato a quelle sociali. A partire da giugno cominciano ad arrivare sul territorio i primi migranti. Il modello è quello della microaccoglienza diffusa, piccoli nuclei di persone ospitati in appartamenti affittati sul libero mercato e due centri servizi a Susa e ad Avigliana a cui i migranti possono riferirsi per le necessità e in cui operano equipe multidisciplinari. La filosofia non è quella di avere delle strutture con un alto numero di persone, ma delle strutture più leggere, flessibili, piccoli appartamenti con due persone, quattro persone, cinque al massimo. Abbiamo puntato molto su delle equipe interdisciplinari, decidendo di avere due centri servizi in due grosse città, insomma, che sia geograficamente comodo, di Avigliana e Susa,
e di abbandonare il prima possibile l'idea di accudimento, sostituendola invece a un'idea di accompagnamento. Il senso è che la persona sarà capace anche di muoversi da casa sua al centro servizi. L'operatore l'aiuterà nei primi mesi, evidentemente, aiutandolo ad orientarsi, no? Rispetto sia alla geografia del luogo, sia al senso, no? del progetto stesso, ma sarà il destinatario che si muoverà per riuscire ad avere tutti i servizi che il centro offre. Quindi servizi di orientamento, servizi di tutela legale, servizi legati alla sanità. Negli appartamenti i migranti gestiscono in modo autonomo la convivenza. Dalla maison non sono pas strutture dire che nous sommes dirigés par un chef. Tout le monde est chef. Et on se respecte entre nous aussi. On se comprend bien, on se partage toutes les choses. Quand ils donnent la dépense, il n'y a pas à dire que celui-ci il est le plus âgé et celui-ci il est le plus jeune. Non, il n'y a pas ça. Tout le monde se respecte. Ogni euro speso viene rendicontato al comune capofila che, dopo aver verificato che le azioni siano state compiute, provvede ad erogare i fondi. Per noi è fondamentale la trasparenza dell'uso dei soldi pubblici. La cosa interessante e tutti ci auguriamo positiva rispetto ai classici progetti calati sull'emergenza sbarchi è che noi siamo un'altra parte pubblica tra la prefettura, che è quella che attribuisce i rifugiati, e il soggetto gestore, siamo una parte pubblica che ha funzioni anche di controllo. I sindaci dei comuni coinvolti dal canto loro si incontrano periodicamente per gestire in modo collettivo il progetto e le eventuali criticità. Per noi è fondamentale, oltre appunto questo fatto della redistribuzione in piccoli nuclei sul territorio, è anche il controllo di quello che succede sul territorio, no? Quindi uno dei capisaldi è quello che i comuni, attraverso un tavolo di coordinamento degli amministratori, governano quello e controllano quello che poi fa il lavoro che fanno le cooperative, che sono i soggetti gestori di questo progetto. L'attenzione e il controllo, perché di fatto di questo si tratta, degli enti locali nei confronti del nostro operato è massimo, perché ciascuna organizzazione ha un ente locale di riferimento per il quale lavora e sul cui territorio sono inserite le abitazioni, quindi c'è un doppio livello di controllo, a livello centrale da parte dell'ente capofila, che è il comune di Vigliana, che è il titolare del progetto, e l'ente che ospita, che a sua volta aderente al tavolo di coordinamento dei 20 comuni, che ha un controllo sul nostro operato. A 6 mesi dall'avvio il progetto si appresta ad andare a regime e si possono iniziare a trarre alcuni elementi di riflessione. Una delle cose assolutamente interessanti che sono venute fuori è che, avendo coinvolto le amministrazioni, che volenti o nolenti a un certo punto hanno dovuto dire che ci stavano, abbiamo visto che su alcuni territori c'è già stata una grossa integrazione rapportata ai modi e ai tempi, una grossa integrazione di alcuni ragazzi. Abbiamo trovato alcune persone molto molto coinvolte, molto lanciate nel far conoscere il territorio ai ragazzi e i ragazzi al territorio, per capire come fare uno scambio proficuo, perché anziché vedere il territorio come ospitante di queste persone, le quali quindi devono ridare per forza qualcosa, ha visto invece queste persone come una risorsa per il territorio. Il sabato mattina alcuni migranti qua di Avigliana si aggiungono agli ecovolontari e fanno dei lavori, no? Non è uno sfruttamento, perché quello è un vero lavoro di restituzione, no? Che però crea integrazione, perché poi alcuni di questi migranti hanno spiegato la loro storia a queste persone, e queste persone, che poi sono quelle che poi si impegnano, fanno da megafono per questo progetto in maniera naturale. Non c'è bisogno di una conferenza stampa per spiegare questo progetto, no? Ma c'è bisogno di queste cose qui. Sono partiti dei progetti con il basket, la pallavolo, quindi ci sono ragazzi italiani e ragazze italiane. E ragazzi che arrivano, migranti che arrivano da, non solo dal comune dove c'è la palestra, ma da altri comuni, fanno attività sportive.
e lì si crea anche tutto un dialogo, cioè quindi un po' con gli anziani, un po' con i giovani, un po' con le associazioni sportive. Naturalmente queste persone si sono ritrovate all'interno del, così un po' del tessuto sociale e culturale dei diversi paesi. Quand même, j'ai apprécié les gens qui nous ont envoyé et les voisins d'ici. Ils nous apprécient très bien, ils nous aiment beaucoup. Je les remercie beaucoup aussi parce que si tu n'es pas chez toi, si tu trouves quelqu'un, quel qu'en soit là où tu es, tu vas gagner des parents. On a eu des parents ici, si c'était comme nos parents. Quand nous sommes venus ici, tout le monde venait nous rendre visite. Quand ils viennent nous rendre visite, ils nous demandent aussi de les rendre visite. Vice versa. A travers ça, maintenant, on s'est fait beaucoup d'amis. Certamente l'accoglienza diffusa permette anche un posizionamento sul territorio diverso, perché il posizionamento legale è quello di dire sei lì in attesa di essere riconosciuto o no, e passano gli anni. Il posizionamento sociale è un altro, e quindi il posizionamento sociale permette poi di integrarsi e di dire no, io sto qui non perché l'America, la Germania mi offre uno stipendio migliore, ma perché qui ho trovato degli amici, ho trovato un ambiente, ho trovato delle relazioni. Ecco. Nel progetto ovviamente non mancano le difficoltà. E noi siamo i primi a fare microaccoglienza in Valsusa. Finora è stata fatta soltanto accoglienza in centri più o meno grandi, con più o meno grandi numeri. Di conseguenza siamo un po' poco conosciuti, è un po' poco conosciuto il progetto di accoglienza e quindi c'è non un po' di paura, però c'è un po' di timore dal punto di vista dei proprietari di case, che magari hanno paura di far fronte a delle situazioni difficili. Invece una persona che vuole dare un immobile, affittarlo, vuole essere tranquillo di non avere problemi. Che deve essere sentito, e noi ci siamo trovati parte in causa e abbiamo aperto l'alloggio. Da parte nostra c'è stata una maturazione, non dall'oggi al domani abbiamo deciso, ma insomma, pensandoci bene, mi ha detto, ma no, stavolta tocca a noi. Certamente, allora, c'è un fatto culturale, che è la cosa più, io dico sempre, più prima di parlare di integrazione parlerei di interazione, cioè parlerei di un farle cose insieme, ok, perché fatto culturale vuol dire esperienza religiosa, quindi logicamente questo comporta a volte delle difficoltà di farsi capire, di far accettare certe modalità di vita del territorio, no? Che non vengono così sempre accettate. Ma guardando oltre le montagne della Valsusa, quello sin qui descritto potrebbe essere un modello esportabile? Facciamo qualche conto. I 20 comuni coinvolti in Valsusa, secondo l'ultimo censimento, contano 65.959 persone residenti. I profughi accolti sono 112, in media 1,7 profughi ogni 1.000 abitanti. Ora proviamo ad estendere il modello. Gli abitanti residenti in Italia, secondo l'ultimo censimento, sono 59.433.744. Prendendo la proporzione di 1,7 profughi ogni 1.000 abitanti, si potrebbero accogliere in questo modo circa 100.000 persone. Il modello ANCI Viminale prevede l'accoglienza di 2,5 profughi ogni 1.000 abitanti, ovvero di circa 148.000 persone, che con i correttivi che spiegava prima Matteo Biffoni possono diventare 175.000. Guardando i numeri dell'UNHCR, nel 2015 sono arrivate in Italia via mare 153.000 persone, nel 2016 sono state di poco superiori, 181.000. Numeri interamente assorbibili dal modello dell'ANCI. Gestire su 8.000 comuni 160.000 persone che arrivano, 200.000 persone che arrivano, non voglio dire una cosa banale, ma non è un problema, non sarebbe un problema. È chiaro che se ne metti 150 in un comune di 50 abitanti, beh, quello un problema lo crea comunque. Se proviamo ad applicare tal quale la quota proposta dall'ANCI, 2,5 profughi ogni 1.000 abitanti, al piccolo modello valsusino, 65.959 residenti, vediamo che il numero delle persone accolte dovrebbe passare dagli attuali 112 a 165, cioè circa in media 2 persone in più a comune. Numeri che non paiono sconvolgere il modello fin qui descritto. Certo, stiamo immaginando che tutti i comuni italiani siano disposti ad entrare in un sistema di questo tipo e che vi sia dunque la volontà politica di gestire una realtà ormai strutturale in Italia e in Europa. Questo esempio però ci dimostra che un'accoglienza non dettata dall'emergenza è oggi possibile.